Inizio settimana concitato a Trissino a causa del tentato furto ai danni di un noto negozio di abbigliamento e la successiva caccia ai responsabili, sfuggiti alla cattura in flagranza di reato in un primo momento, fino a quando i carabinieri della compagnia di Valdagno sono riusciti ad acciuffare uno dei due presunti responsabili. Si tratta di KT, 29 anni, cittadino straniero, originario della Georgia, residente in Veneto, bloccato mentre si nascondeva tra le case dopo la fuga a piedi. Nel pomeriggio di lunedì due persone di sesso maschile si erano intrufolate all'interno dell'outlet Emporio Armani di Via Stazione, entrando dal retro e uscendo dallo stabile a mani vuote grazie all'intervento della vigilanza che li ha scoperti con le mani nel sacco. La coppia di malviventi si era appropriata di alcuni capi d'abbigliamento griffati di un certo pregio, ma se ne sono dovuti disfare durante la concitata fuga, facendo sfumare il colpo da alcune centinaia di euro. Nel frattempo i responsabili del furto fallito si sono dileguati. Le descrizioni dettagliate raccolte dal personale dello spaccio aziendale ha permesso ai militari di riconoscere uno dei due sospetti, individuando a Trissino intorno alle 18:30. Le ricerche hanno avuto subito buon esito, tanto più che alla vista della pattuglia di carabinieri il soggetto se l'era subito data a gambe cercando di nascondersi. Dopo la cattura si è proceduto come da prassi alla perquisizione personale e anche nell'auto di sua proprietà. Sono stati trovati due coltelli a serramanico, rilevati dalla disponibilità del 29enne vari arnesi ritenuti compatibili con l'attività di scasso